In apertura sempre le ricerche dei dispersi sul Monte Velino, 60 unità del soccorso alpino e speleologico giunte da tutta Italia, affiancate dalla Guardia di Finanza, dai Vigili del Fuoco, da Polizia ed Alpini del 9° Reggimento dell'Aquila, sono tornate in quota questa mattina di buon'ora alla ricerca dei 4 escursionisti di Avezzano dispersi da domenica scorsa nell'area della Slavina, larga 200 metri e lunga oltre 600, con uno strato di neve che supera i 6 metri di spessore. Si utilizzano anche strumenti elettronici, ma per tutti i dettagli ci colleghiamo in diretta con il nostro Enrico Giancarli, presente sul posto. Buongiorno Enrico. Buongiorno Fabio, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta alla TG8. Noi siamo a Forme, che è il campo base dei soccorsi. Purtroppo non abbiamo notizie di aggiornamenti riguardo ai 4 dispersi. Ci sono le squadre che stanno lavorando su nel punto della valanga, che, come hai ricordato giustamente tu, un fronte di larghezza di 200 metri per 600 metri circa di lunghezza. Poco fa è atterrato un elicottero della Guardia di Finanza, ma non ha riportato, diciamo così, notizie. Le due news che vi possiamo dare, le due novità, sono che da questa mattina sta lavorando anche un georadar sul posto sul Monte Velino, e domani arriverà nel primo pomeriggio un battipista direttamente da Ovindoli. Si sta provando in tutti i modi, Fabio, a trovare, diciamo così, una soluzione, a ritrovare i 4 alpinisti, tenendo sempre viva la speranza. Oggi le condizioni meteo sono buone, non è neanche tanto freddo, ma come dicevi giustamente tu, nel fine settimana è previsto anche un peggioramento. Noi abbiamo pronta anche un'intervista realizzata con il dirigente della Protezione Civile, Silvio Liberatore. Possiamo ascoltarla. Sono riprese alle 7 di questa mattina le ricerche dei 4 dispersi sul Monte Velino. Le operazioni nella Valle Maielama, sul massiccio del Velino, per cercare le 4 persone disperse dalla serata di domenica. Tornati in azione oltre 100 uomini, 60 unità del soccorso alpino e speleologico, giunte da tutta Italia, affiancate dalla Guardia di Finanza, dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia e dal 9° Reggimento Alpini dell'Aquila, e impiegate anche le unità cinofile addestrate al soccorso in caso di valanghe. I 3 elicotteri del 118, dei Vigili del Fuoco e dell'Aeronautica continuano a trasportare gli uomini sul luogo della valanga, in prossimità della Valle del Bicchero, dove si stanno concentrando le ricerche. Nell'area della Slavina, larga 200 metri e lunga 600 e con uno strato di neve che supera i 6 metri di spessore, si utilizzano anche strumenti elettronici e sonde. I soccorritori stanno agendo anche con l'ausilio dei cani e battendo palmo a palmo la zona con aste lunghe 4 metri. C'è l'attesa logorante dei familiari e degli amici dei 4 escursionisti, e un'intera città spera per Tonino Durante, proprietario di un negozio di coltelli in piazza Torlonia ad Avezzano, di 60 anni, Valeria Mella, hostess, il fidanzato Gianmarco Degni, figlio del proprietario di un negozio di articoli sportivi, entrambi 26 anni, Gianmauro Frabotta, di 33 anni, vive e lavora a Milano ed è figlio di Mauro, proprietario di una nota salameria della zona, legati da una profonda amicizia e dall'amore incolmabile per la montagna. Sul posto Marco Prosperini, alla sua telecamera Silvio Liberatore, dirigente regionale della Protezione Civile. La situazione è sempre uguale, stiamo sfruttando le condizioni climatiche che ci permettono una buona ricerca. Abbiamo portato in quota il numero massimo possibile di persone, quindi stiamo battendo a tappeto, allargando anche la zona di ricerca. Naturalmente il problema è sempre che lo strato di neve è molto profondo, molto alta, perché purtroppo oltre la Slavina c'è stato poi un accumulo di neve anche dovuto al vento, oltre che alle precipitazioni nevose, rendono difficile le ricerche. Tecnicamente cosa si farà questa mattina? Andiamo avanti con la ricerca con il personale specializzato in quota, con un gran numero di persone, sperando, diciamo, di avere un ottimo risultato. A livello numerico quante sono le forze impegnate? Ma il sistema adesso è molto importante, abbiamo messo su proprio un sistema di protezione civile con un coordinamento di più enti, soccorso alpino, vigili del fuoco, forze dell'ordine, esercito, insomma ci sono tutti gli esperti del settore, in quota ci sono quasi 100 persone,
sono quelle, diciamo, necessarie, perché naturalmente qui va tarato anche con le condizioni ambientali. Penso che stiamo facendo il massimo possibile. Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, solo oggi il tempo sarà buono, poi da domani comincerà il cattivo tempo. Sì, purtroppo peggiorerà già in serata, quindi dobbiamo sfruttare, stiamo cercando di sfruttare queste ore in cui abbiamo un'ottima visibilità. Enrico, questi gli aggiornamenti, c'è molta apprensione, sappiamo che alcuni parenti sono lì sul campo base a seguire le operazioni, che altro aggiungere? Sì, guarda Fabio, io mi sono leggermente spostato perché vi volevo far vedere proprio con la nostra inquadratura anzitutto il punto proprio dove si stanno concentrando le ricerche, è questo qui, ve lo faccio vedere, eccolo il Monte Velino, proprio in quel canallone lì sono al lavoro tutte le squadre di soccorso, mentre questo è il campo base di Forme che vi stiamo facendo vedere, e lì in fondo ci sono i soccorritori, il centro base, proprio il punto dove vengono fatte le strategie, e ancora più in là i parenti e gli amici dei quattro dispersi. Questo per quanto riguarda proprio il campo base qui a Forme. Dunque vi ripeto gli aggiornamenti in chiusura, le due notizie sono che da questa mattina sta lavorando anche un georadar, un geolocalizzatore radar sul Monte Velino, e domani direttamente da Ovindoli verrà portato su da un elicottero speciale un battipista per cercare di poter aiutare e dare una mano concreta per ritrovare i quattro dispersi. Io, se non ci sono domande, Fabio, mi fermo qui ricordando che sulla nostra pagina Facebook ufficiale nel pomeriggio saremo spesso in diretta per tutti gli aggiornamenti qui da Forme.